un bel colpo d'occhio, devo dire. E i numeri ci sono, come usiamo dire noi ultimamente. E con i numeri ci sono, e i numeri sono giovani. Vuol dire che stiamo facendo qualcosa di importante. Qualcosa di importante lo stiamo facendo ormai da tanto tempo. Siamo partiti 2 anni fa, non eravamo così in tanti, riuscivamo solo a trovarci così in tanti solo davanti a un buon piatto di pasta e un buon bicchiere di vino. Tant'è vero che il primo congresso l'abbiamo fatto davanti alla cena. Adesso invece riusciamo a portare le stesse persone e forse qualcuno in più a un congresso politico, a una scuola politica, dove al posto della quantità parliamo di qualità. Ed è proprio questo l'obiettivo che noi abbiamo voluto perseguire da un anno a questa parte. La qualità si consegue in tanti modi, si consegue attraverso cosa deve sapere un giovane padano per puntare sulla qualità. La qualità è una base di fondo su cui noi dobbiamo poggiare i nostri ideali, da lì poi si cresce, però se non si ha una base di fondo non si può crescere e continuare a crescere in Lega. Una cosa che il giovane padano dovrebbe sapere, come essi anche militanti, è conoscere lo statuto, un malloppo così, però almeno l'articolo 1, quello che è riportato nel diploma che poi daremo a fine di questa giornata a ognuno di noi partecipanti, recita quello per cui noi stiamo realmente combattendo, l'indipendenza della Padania. E questo non dobbiamo mai dimenticarlo, per qualsiasi cosa, qualsiasi gazebo andiamo a fare, qualsiasi convegno, tutte le volte che andiamo a bussare alla porta di qualcuno per chiedere la tessera. Questa è una cosa veramente importante. Un'altra cosa che ogni padano dovrebbe conoscere, sempre per aumentare in qualità, è conoscere la storia. Ci avviciniamo in questi giorni ai 150 anni di questa Repubblica delle banane. E conoscere la storia è fondamentale, perché ti hanno sempre raccontato, studiato sui libri di scuola. Io sono uscito solo da un anno a questa parte da scuola, così come credo che anche voi che state ancora frequentando la scuola, che Cavour era un fautore dell'Unità d'Italia. Ebbene, che leggendo i libri di Petacco o il Regno del Nord di Petacco oppure Il Sacco del Nord, ci siamo accorti che la storia è andata molto diversamente. In realtà con gli accordi di Plombières del 1848 Cavour aveva fatto l'accordo con Napoleone per una confederazione di 3 stati, quindi l'Unità d'Italia non la voleva. Lui anzi la definiva, se ben ricordo, una corbelleria. E questo a differenza di quello che ci vogliono propinare e ci hanno propinato per anni tutti quei professoroni che credono ancora che con la scuola sia ancora una fabbrica di camicie rosse da sfornare e andare qua al servizio dei militanti degli ex PCI. Ormai non hanno ancora capito che la scuola è nostra, ormai siamo arrivati noi, la scuola è dell'MGP, la scuola è della Lega Nord, perché ormai lo vediamo davanti a numerosi volantinaggi che facciamo continuamente. L'abbiamo vista durante l'ultimo volantinaggio che abbiamo fatto come l'ultimo volantino, molto forte, molto duro, ma appunto questa è la nostra linea. Né fascisti, né terroristi, né comunisti. Questa è la nostra linea. Molto duro, molto apprezzato dai giovani, perché questi siamo noi, genuini. Come dobbiamo essere noi, senza ideologie, ma solo con ideali. Questi siamo noi. E questo ormai la gente l'ha capito, i giovani soprattutto l'hanno capito, e nelle scuole ormai non c'è più voglia di prendere ideologie, ma solo le idee della Lega, che abbraccia soprattutto quelle dei giovani. Un altro modo di aumentare in qualità, appunto parlando di scuola, candidarsi ed essere eletti in rappresentanti di istituto e rappresentanti di consulta. Rappresentanti di istituto, siamo andati abbastanza bene quest'anno, ma io vi invito a candidarvi nelle prossime elezioni del prossimo anno scolastico, preparare già delle liste, sia per l'istituto, sia per la classe, si comincia pian piano, sia partendo dalla classe, sia che sia del biennio, che sia del triennio, che sia del rappresentante di settore. È molto importante, perché queste di solito erano sempre delle, chiamiamole cariche, che erano sempre state prese in mano dai nostri amici rossi.
inutile stare lì a raccontarci. Quando andavo ancora a scuola io mi ricordo che queste cariche ce l'avevano tutte loro, e facevano i convegni dei più disparati, inutile stare lì, i più disparati, i più strani, che sembravano, mentre per loro era normale farlo. Prendendo in mano noi questa situazione, sappiamo che possiamo almeno opporci a delle questioni o a degli incontri, dei convegni che faranno, e comunque prendere in mano la situazione e fare dei convegni a nostro favore, sia nel senso federalismo, oppure, che se, dato che siamo in provincia di Cuneo, almeno quest'anno fare un bel convegno sui 150 anni della provincia di Cuneo. Quest'anno lo stiamo facendo con la Consulta, di questo ringrazio i nostri rappresentanti eletti qui presenti, Dini Nossi, Ramonda e Milesi, stanno facendo un gran bel lavoro, soprattutto con l'obiettivo di fare questo convegno, di portare all'attenzione dei giovani, che purtroppo questo convegno è stato sotterrato, non il convegno, cercano di sotterrare la faccenda dei 150 anni della provincia di Cuneo, e noi la riportiamo ai giovani tramite questo convegno che si farà nelle scuole con la partecipazione della Consulta provinciale. Un altro modo, sempre per aumentare di qualità, è impegnarsi direttamente nelle amministrazioni cittadine. Adesso non dico proprio candidarsi, perché questo è un passo che deve essere fatto pian piano, questo è un passo che dovete sentirvi dentro, quando vi sentirete di farlo. È un'esperienza molto bella, mi dicono, perché non ho ancora avuto l'opportunità di provarla, ma cominciare dalle proloco, dalla protezione civile, è una grande e bella esperienza, soprattutto per sentirci legati al territorio, perché se siamo legati al territorio non siamo legati al territorio solo parole, solo con gli ideali, ma anche con i fatti. Ben venga che si salti anche un convegno stile questo di scuola politica per partecipare a un incontro della protezione civile, un'azione d'emergenza della Proloco, che sia magari una festa cittadina. Queste sono cose molto importanti che danno slancio e vita a una piccola comunità, sia essa come Cotignasco che siamo qui, o sia essa come la mia, come Genola, o comunque qualsiasi altra piccola cittadina, ha bisogno di queste piccole realtà, di queste piccole associazioni che danno slancio e vita alla comunità per sentirci comunque legati al territorio. Quindi i giovani padani devono sentirsi, non dico in obbligo, ma quasi, di partecipare a questa vita. Io con questo vi ringrazio, vi saluto, e sempre il nostro capo, viva Umberto Bossi.